Ragazzi, quello che andrete a vedere adesso è il primo dei vari vlog che farò qui a Los Angeles durante il CodeXP. Questo che vedrete oggi non è un vlog proprio al CodeXP perché è il vlog durante il viaggio, quindi dalla partenza da Milano sino ad arrivare appunto a Los Angeles, in cui mostro tutta la camera, insomma le varie cose. Mentre da domani, sempre connessione permettendo, perché ripeto è tutto una questione di connessione, di riuscire a caricarli e avere il tempo materiale per farlo, dovrebbero arrivare appunto quelli nel vero e proprio CodeXP. Se non dovessero arrivare, ragazzi, arriveranno quando tornerò a casa, insomma qualcosa ci sarà al 100 miliardi per cento, però comunque io conto di farli uscire prossimamente nei prossimi giorni proprio come daily vlog. Quindi quello di oggi, ragazzi, è un vlog molto carino per il mio. Ho registrato tantissime clip durante un viaggio interminabile, poi ho editato tutto e è uscito pure appunto questo video abbastanza breve che però spero possa divertirvi. Quindi niente, ragazzi, vi invito a lasciare un bel like se volete altri vlog qui da Los Angeles. A parer mio sono molto carini da vedere, ecco, molto diversi, ecco, dal solito. E niente, vi lascio al video e buona visione. Ragazzi, il vlog inizia così: la casa di Relix, incredibilmente, appena arrivati a Milano e domani partiremo per Londra. Questo sarà il primo vlog appunto che farò in questi giorni. Non ho fatto la parte in cui chiaramente parto da casa mia perché sarebbe totalmente inutile, anche perché ho perso 4 ore per il primo volo, perché ho fatto due scali e ho perso 4 ore perché l'Italia ha ritardato, un po' come lui. Come questa persona, come lui. Comunque, qua dentro ci sono due letti. Vedete, qua c'è un divano e un materasso. Il materasso è più comodo del divano, chiaramente. E uno di noi due dovrà dormire appunto nel divano. Quindi abbiamo deciso di giocarci alla carta, forbice e sasso. Pari o dispari, anzi? No. Pari. Dispari. Ti amo, leggi. Pari, capisco io. Sei arrivato a Fanculo. Dai, il best of three. Mai visto un best of one? Sapete che diverse volte abbiamo raccontato la leggenda del pesce incastrato e ucciso da Manku nell'acquario? Bene, ora vi spiego bene com'è andata a livello pratico. Questo è il mitico acquario in cui è stato ucciso il pesce. Questa è la mitica calamita col quale è stato ucciso il pesce. Adesso non la stacco perché potrei commettere un altro omicidio, però è stata staccata. E come potete vedere qua c'è un'altra parte di calamita. E praticamente niente, un pesce è passato lì in mezzo ed è stato schiacciato dalla calamita. Ed è morto. Tutto ciò è successo 3 anni fa, opera di Manku. Dopo la leggenda dei pesci morti, non è una ti sveliamo un'altra leggenda. Non è una leggenda. La leggenda del cane Mook. No, non è lui, lui è il gorilla. Del cane Mook, incredibile. Osserviamo come questo si relaziona con questa bestia. Oh cane Mook, se pensi che Manku debba tagliarsi quegli cazzo di baffi, abbaia ora. Direi proprio che è chiaro il messaggio, Manku. Oh cane Mucca, se pensi che Manku debba andare a fanculo, abbaia. Io ormai tutto ciò che posso dire è superfluo. Raga, sono le 4 del pomeriggio a Londra. Da voi saranno state le 3 e stiamo partendo. È vero, le 5. Stiamo partendo per Los Angeles. Ci aspettano 11 giù da ore di volo con bambini che piangono. Raga, torno qua sotto. Addio. Filmerò durante il viaggio per poi vedere le condizioni di tutti noi durante appunto queste ore. Ora siamo così, tra 3 ore magari saremo in altro modo, ovvero col. Raga, dopo sole 2 ore la situazione è la seguente. Gli è cresciuta la barba di qualche centimetro, non era così lunga prima. Che praticamente ci fa fare un botto di cose. Poi qua ci fa vedere la nostra posizione. E io in pratica sono fermo così a guardare fin quando non arriviamo, perché sto disperando. Poi penso che guarderò il fantastico Cars di circa 40 anni fa, visto 80 volte quando ero bambino. Comunque questo è il nostro pranzo, che se non so se si possa considerare pranzo o meno. Questa era praticamente pasta con pollo. Questa invece è pasta ghiacciata, raga. È proprio completamente congelata questa pasta, infatti non l'ho toccata. E questo incredibilmente è caffè. Ho chiesto del caffè e mi hanno portato questa tazza di tè nero. Non sa di un cazzo ed è senza zucchero. Questo invece è un panino. E questa è una cioccolata che mi conservo, mangerò dopo, anche se non vorrei mangiare cioccolata perché poi sapete come va a finire con la cioccolata, caffè caldo, questo freddo, questo piccante, insomma non è proprio il massimo. Raga, dopo ormai 5 ore di volo ci hanno appena portato questa scatola che io ho soltanto leggermente aperto e faremo l'unboxing assieme. Ce l'ha portato l'assistente di volo. Cosa nascondeva questo box allora? Ah, questo dolcetto. Questi nachos che andranno sicuramente messi in questa salsa. E poi questa specie di barretta energetica al miele. Raga, siamo arrivati adesso. Ringrazia che c'è Cosa si casino. Sente? No, c'è una luce del cazzo. Facciamo il vlog di noi. Che bicchia. Senza occhiali, non vedo un cristo.
Occhiaie. Occhiaie incredibile. Occhiaie incredibile. E niente, adesso si va in albergo. Fate con gli amici. La carta. Domani velo più carta col 4. Sicuramente. Tanto non l'hanno sentito, Rima. Tutto quello che state dicendo è casino e basta. Leggete il mio labiale. Perde a Call of Duty 4. Cambierò i sottotitoli e metterò vince a Call of Duty 4. Guarda che incredibile. Siamo arrivati in albergo. Ci hanno dato una suite a testa. Non so per quale motivo, però abbiamo una suite a testa. Sono arrivato alla stanza 1045. Questo è il bigliettino per entrare. La chiave digitale. Eccola. Raga, dopo mille secoli sono arrivato finalmente in stanza e vi giuro che è una cosa illegale. Quindi siete pronti, raga? Questo è il bagno, normalissimo. Qua ci sono io. Niente di particolare, questo è il doccione, raga. Molto molto normale alla fine, dai, ci sta, bello bello spazioso, però non è niente di incredibile questo. Passiamo alla parte figa, perché questa, ragazzi, è una stanza enorme che però ci hanno dato a testa, non so perché. Questo, ragazzi, è il salone, che ovviamente non verrà sfruttato, cazzo me ne faccio di un salone da solo, però va bene. Con i divanetti qui, con le poltroncine, qua c'è il divano, qua c'è una TV grande quanto la parete di camera mia, veramente una cosa enorme, forse non si percepisce bene dalle riprese. E qua, raga, la camera da letto, che è lo stesso, una cosa abnorme, cioè questo letto che è di una comodità assurda. Qua, ragazzi, c'è il bigliettino appunto per entrare in stanza, è fatto apposta per il code XP, per tutti quelli che appunto parteciperanno. È la chiave elettronica della stanza. Questa è una cosa che mi è caduta, vabbè. E poi qua, ragazzi, questo tavolo per lavorare. Metto il PC qua e metto a editare i video. Se l'ha fatto apposta, enorme, raga, per fare le riunioni in camera. Qua un'altra TV enorme. E poi qua, ragazzi, qua c'è la vista, raga. Qua c'è proprio la vista. Vediamo un po'. Non si può aprire, però, purtroppo, mi sa, perché obiettivamente siamo un po' in alto, quindi non lo so. No, non si può aprire, però se avvicino la videocamera potete vedere dove siamo, raga. Assurdo, veramente. Bellissimo. Va bene, raga. Direi che questo vlog può finire qui. Ho registrato tutte le clip del viaggio. Cioè, alla fine questo era un vlog appunto del viaggio per andare a scoprire la stanza, che tra l'altro, ripeto, ha un letto che è di una comodità assurda. E niente, questo è appunto il primo vlog, ne arriveranno altri, sempre connessione permettendo, tutto molto strano. Infatti io non ho neanche l'adattatore delle prese, perché come ben saprete qua in America le prese non sono prese normali, ma sono, cioè non sono come quelle nostre, ma sono così. E io chiaramente non ho un adattatore perché non ci sono mai stato, quindi non ho le prese da infilare in questo cazzo di buco. E quindi è un problema, anche il wifi è un po' un problema, insomma. Mi dovrò un po' sistemare, ecco, sono arrivato da pochi minuti, quindi ancora sono un po' nella merda. Fatto sta, raga, che se riuscirò chiaramente porterò altri video. Domani inizieremo con il code XP e avremo modo di provare tutti i nuovi code, i nuovi, perché appunto sì, code 4, vabbè, Infinite Warfare e più altre cose, ragazzi, il DLC, un bel po' di cose. E arriveranno i video una volta che tornerò a casa, e quindi state pronti chiaramente per quei videoni. E niente, non ho altro da dirvi, ragazzi, noi ci becchiamo semplicemente domani alle 12:30 con un nuovo video, e se riuscirò anche con un nuovo vlog alle 18, credo, non so che riuscirà questo, quando non ho idea sinceramente. A domani, bella, ragazzi.